Grazie Seba. Ciao a tutti, sono Federico. Ho una slide di presentazione, aspetta, funziona. Sì, al momento lavoro come SRE a Google, a Monaco. In passato ho lavorato a Trento per la Fondazione Bruno Kessler e Spaziolati e ho fatto un internship a Riscure in Olanda, che è un'azienda che si occupa di hardware security. Che è l'argomento un po' di questo talk. Al momento non mi occupo per niente di hardware security, però ci ho smanettato un po' qualche anno fa e ci ho giocato un po' per la mia tesi di magistrale. E mi piace parlarne perché mi sembra un argomento che non tutti trattano e molti non hanno idea di cosa sia. Quindi così ho pensato di presentarvi qualche spunto magari per iniziare un po' avvicinarsi all'hardware security. Sì, questa non è una talk che c'entra niente con il mio lavoro, sono tutti contenuti personali. Vabbè, nel tempo libero gioco a CTF con un team che si chiama Tasteless. Ho partecipato anni fa anche a quella della CTF dell'ESC. È sempre divertente. Consiglio a tutti di provare a giocare a CTF se vi interessa l'ambito, perché penso sia molto educativo e interessante. Un po' perché questa talk, penso che il tema di hardware security sia un po' visto come magia nera. La maggior parte della gente che lavora in security si occupa più della parte software, e la parte hardware è vista un po' come, vabbè, abbiamo questa scatoletta qui che fa cose e non sappiamo bene cosa faccia. E così mi piace parlare di hardware security appunto perché è vista come qualcosa di oscuro. E vabbè, poi perché uno dovrebbe avvicinarsi un po' all'hardware? La maggior parte della gente scrive software, e anch'io principalmente lavoro sul software, non tocco mai i data center o niente di tutto ciò. Quindi boh, uno potrebbe anche dire perché devo interessarmi all'hardware, è molto più figo, il software è più facile, posso fare tutto dal mio portatile, è più comodo. Però alla fine il software dipende dalle garanzie che ci vengono date dall'hardware. Abbiamo visto questo tantissimo con le varie vulnerabilità che sono state scoperte sulle CPU, per esempio, per cui anche magari del software scritto perfettamente senza bug, in realtà ha dei problemi se l'hardware ha dei bug poi. E poi, vabbè, sapendo le limitazioni dell'hardware, possiamo anche costruire dei prodotti migliori, dato che sappiamo quali sono effettivamente magari delle cose che diamo per scontato quando scriviamo del software, ma che in realtà, se teniamo in considerazione anche l'hardware, non sono scontate. E poi, vabbè, perché ci serve dell'hardware sicuro? Possiamo pensare a vari utilizzi, per esempio smart card come le carte di credito, i biglietti dell'autobus, gli abbonamenti, oppure sistemi di pay TV e console, che alla fine sono dei computer, diciamo, lockdown, che hanno delle limitazioni. Poi magari sensori IoT, che magari vogliamo avere delle garanzie di sicurezza come confidenzialità dei dati o autenticare chi manda i dati, oppure i wallet per i Bitcoin o security keys per fare second factor. La cosa interessante è che questi device di solito hanno dei segreti che li rendono interessanti come target. Per esempio, non so, una carta di credito va dentro delle chiavi private che se vengono estratte poi permettono di clonare la carta di credito. Oppure, per esempio, nel caso delle console, possiamo avere dell'hardware che può eseguire codice arbitrario, ma in teoria, ma in pratica non può perché ci sono delle restrizioni e magari delle persone vogliono rompere queste restrizioni per poter usare l'hardware come vogliono, eseguire, non so, Linux sulla PlayStation. Possiamo considerare questi device come dei computer, alla fine, e
possiamo provare a analizzarli e cercare come rompere delle proprietà di sicurezza che sono date, sono date come garanzia, insomma. E l'altra domanda è: possiamo fare di più rispetto a solo limitarci ad analizzare il software? Possiamo, dato che abbiamo accesso fisico al device, possiamo fare magari qualcos'altro? Una tecnica che è già stata introdotta, per esempio, in questo caso, questo esempio da un paper di Cocher che è del 99, mi pare 98, in cui, quindi è una cosa abbastanza nota da tanto tempo, sono i side-channel attack. L'idea è cercare di capire come funziona o cosa sta facendo un determinato apparecchio in base a dei side effect che ha. Per esempio, quanta corrente consuma, che suoni fa, come cambia la temperatura del device durante l'utilizzo, oppure emissioni elettromagnetiche e così via. Nell'immagine che vediamo, Cocher presenta l'esempio di RSA. Alla fine RSA è semplicemente un'esponenziazione modulo un prodotto di numeri primi. E per fare questa esponenziazione, di solito un algoritmo comune è fare square and multiply, cioè si prende l'esponente e per ogni bit dell'esponente, se è 0 si fa solo square, se è 1 si fa square e multiply. Quindi quando c'è un 1 si fanno più operazioni rispetto a quando c'è uno 0 nell'esponente. E se noi andiamo a analizzare il consumo di corrente del device, possiamo estrarre la chiave privata, quindi l'esponente. Semplicemente guardando il grafico del consumo di corrente. Qui si vedono gli 0 e gli 1 e l'1 si distingue perché ha questi picchi dovuti alla moltiplicazione. Poi, vabbè, uno potrebbe dire: vabbè, questi attacchi in realtà sono belli in teoria, in pratica non si possono fare perché vabbè, l'equipaggiamento che ci serve costa tantissimo. È roba che fa solo l'NSA o qualche altro state sponsored gruppo, cioè qualche gruppo state sponsored. Ma è complicatissimo, bisogna mettersi a imparare statistica, non so, e in pratica non lo possiamo fare. In realtà questo non è vero, è stato dimostrato varie volte che non servono apparecchiature costose, per esempio al CCC di qualche anno fa, 35C3, Knopfwaffel e Albert hanno dimostrato che è possibile usare un device da 5 euro per fare side-channel attack, misurando il consumo di corrente e facendo power analysis, insomma. E a Black Hat hanno dimostrato come fare glitching, che è una tecnica di fault injection, quindi per generare errori durante l'esecuzione di un device hardware per 5 dollari. Questa è un'immagine di un chip Whisper che ho a casa, costa 250 dollari, è abbastanza, cioè non è una cifra così costosa, e grazie a quello si può avere un mini laboratorio a casa per fare un po' di analisi sull'hardware. Se volete avvicinarvi al tema, Live Overflow è un canale YouTube che ha un sacco di video sull'argomento e spiega proprio dalle basi come si può approcciare un'analisi di hardware security. E se poi guardiamo ai vari attacchi che sono stati fatti recentemente, ci sono, diciamo, vari attacchi che sono partiti proprio dall'analisi dell'hardware a livello, diciamo, hobbistico, per esempio su Nintendo Switch, varie security keys, wallet per Bitcoin e così via. Se prendiamo per esempio il chip Whisperer, come detto prima, si può acquistare a 250 dollari la versione Lite, che comunque è completa di tutto. Credo si chiami Lite solo perché è tipo la seconda versione che hanno fatto. Recentemente è uscita anche una versione da 50 dollari che è un po' più compatta, meno precisa, però comunque
diciamo che il prezzo è molto buono. È completamente open source. Praticamente è un FPGA con un analog to digital converter per da usare, diciamo, da simulare un oscilloscopio. E con questo apparecchio possiamo fare power analysis. Un esempio in cui possiamo usare Chip Whisperer e fare power analysis è quando abbiamo del codice che fa un controllo di una password, per esempio. E questo è un esempio dalla wiki del Chip Whisperer, uno dei programmini di esempio che hanno per sia appunto come esempio di power analysis. Noi abbiamo del codice che è corretto, non ha bug ovvi. Praticamente noi inseriamo una password e controlla se la password che inseriamo è uguale alla password che c'è cioè salvata nel programma. Se è giusto, se la password è giusta ci dice access granted, altrimenti password fail. Anche possiamo usare per esempio il Chip Whisperer. Queste sono delle misurazioni che ho fatto io tempo fa, e misurare fare una power analysis, diciamo, dell'hardware. Il primo grafico mostra il power analysis quando inserisco come password solo X. Questo è un esempio per una password sbagliata, insomma. Se invece posso provare a cambiare il primo carattere, se metto il primo carattere corretto, vedo che il grafico cambia un pelo e c'è un picco in più. E in questo caso è perché E è la lettera corretta della password. E quindi praticamente possiamo magari fare brute force della password invece che proprio per la password intera, carattere per carattere. E in questo caso, se la password fosse, per esempio, ask20, possiamo vedere che inserendo la password corretta, per ogni carattere corretto c'è un picco in più. E questo ci permette, insomma, di bypassare un controllo che potrebbe essere, per esempio, il controllo del PIN di una carta di credito, se chiaramente implementato senza mitigazioni a questo tipo di attacco. Un altro esempio un po' più complicato è nel caso di algoritmi crittografici. Può sembrare fantascienza, ma è possibile estrarre chiavi crittografiche da semplicemente misurando il consumo di corrente di un device. Se noi prendiamo, per esempio, AES, che vabbè, è abbastanza sicuro, non ci sono attacchi ovvi che insomma ne minano proprio le basi, ci sono degli attacchi che magari riducono lo spazio di brute force, ma comunque, se facciamo brute force di AES anche con tutti gli attacchi che sono noti al momento, dobbiamo comunque usare non so quanti migliaia di anni di tempo CPU. Quindi possiamo dire che l'implementazione è corretta e non ci sono, cioè, se l'implementazione è corretta non ci sono attacchi ovvi sull'algoritmo in sé, però avendo accesso all'hardware magari possiamo fare qualcosa in più. AES funziona, è un algoritmo che funziona round, quindi questa è una versione un po' semplificata dell'algoritmo, però a grandi linee quello che facciamo è un XOR dell'input con una chiave per il round 0, e poi per ogni round, ci sono 10 round, facciamo un'operazione di subbytes, shift rows, mix column, e poi facciamo un altro XOR con la chiave. Subbytes non è altro che l'operazione di subbytes fa un lookup in una tabella. Alla fine prendiamo il primo round, per esempio, e facciamo l'XOR degli input con la chiave e poi facciamo un lookup in una tabella. Un'assunzione che possiamo fare è che se è vera per tanti apparecchi hardware,
se abbiamo un registro della CPU, più bit sono settati a 1 in quel registro, quindi più alto l'humming weight, più corrente userà l'hardware per eseguire questa istruzione. Quindi possiamo assumere che input XOR, la chiave, in qualche momento sarà in un registro della CPU per poi fare il lookup. E se noi abbiamo delle misurazioni di quanta corrente consuma l'hardware, possiamo magari estrarre la chiave se sappiamo l'input. E questa è proprio la base per differential power analysis, che è una tecnica un po' più avanzata rispetto a quello che abbiamo visto prima, cioè praticamente un timing attack in cui misuriamo il consumo di corrente e vediamo quando becchiamo insomma il carattere giusto, oppure l'esempio di RSA in cui vediamo insomma a occhio quali istruzioni consumano più corrente e quali no. E in questo caso l'attacco che dobbiamo fare è un po' più complicato, però ci permette di attaccare algoritmi come AES. Quello che facciamo è vabbè, assumiamo che la chiave sia quello che vogliamo ottenere e che l'input sia noto. Questo, cioè, l'assunzione è che possiamo inviare all'hardware del plaintext che ci viene cifrato, però chiaramente non sappiamo la chiave. Quindi quello che facciamo inizialmente, il primo passo è generare degli input random e farceli crittare dall'hardware e nel frattempo misurare quanta corrente consuma. Sì, salviamo tutte queste serie temporali da qualche parte e poi procediamo all'analisi. Nell'analisi cosa facciamo? Facciamo proviamo a indovinare insomma il primo bit della chiave. Per esempio, diciamo che il primo bit della chiave è 1. A questo punto possiamo dividere tutti i dati che abbiamo in due gruppi. Quelli in cui l'input XOR la chiave è 0 e quelli in cui l'input XOR la chiave è 1. Noi sappiamo l'input perché l'abbiamo dato noi e abbiamo fatto un guess del primo bit della chiave. Quindi possiamo calcolare valore di questa operazione e creare questi due gruppi. Poi quello che facciamo è fare una media di ogni punto nella nostra time series. Chiaramente questo richiede un po' di pre-processing in modo che le serie siano tutte allineate, però supponiamo che le serie di partenza siano allineate. Facciamo la media tra tutte le serie di ogni gruppo e poi facciamo la differenza di queste due medie. Quindi se noi abbiamo, se noi abbiamo dei dati random, delle serie temporali random, facciamo la media, bene o male, più o meno ci viene fuori una roba abbastanza piatta. E soprattutto se poi abbiamo due medie le parti della serie temporale che non dipendono dai dati di input, se noi facciamo differenza verranno annullate e quindi se ci verrà fuori una serie temporale vicina a zero o comunque piatta. Quindi quello che possiamo osservare è che se il bit che abbiamo tirato a indovinare della chiave era corretto e abbiamo diviso le serie temporali in due gruppi a caso, la differenza tra le due serie è una serie piatta. Se invece abbiamo indovinato il primo bit della chiave, abbiamo diviso le serie temporali in due gruppi che hanno caratteristiche diverse. In particolare, ci sarà un punto nella serie temporale che è dipendente da quel bit e se noi abbiamo diviso le serie temporali in due gruppi e un gruppo in quel punto della serie temporale
un consumo di corrente più alto del secondo gruppo e noi facciamo la differenza, tutte le altre parti verranno, risulteranno in un valore vicino a zero o comunque costante, perché sono valori random, mentre il punto in cui quel bit della chiave viene processato e i consumi di corrente saranno diversi, avremo un picco. Quindi in questo caso possiamo sapere se il nostro guess del primo bit della chiave era corretto oppure no. Questo ci permette di ricavare bit per bit tutta la chiave. E questo è un attacco che per esempio è stato fatto con il device che dicevo prima da 5 euro creato per il CCC di qualche anno fa. La demo era proprio estrarre la chiave AES da un Arduino che aveva dentro una chiave privata, cioè una chiave AES segreta, e semplicemente misurando il consumo di corrente dell'Arduino si riusciva a estrarre la chiave. E tutto questo appunto con un sistema di misurazione a 5 euro. Chiaramente avendo magari un oscilloscopio professionale si riesce a fare la stessa analisi su dell'hardware che è molto più complesso di un Arduino. Però se abbiamo dell'hardware molto semplice è possibile anche spendere poco. Ecco, chiaramente ci sono delle contromisure a questi tipi di attacchi. La maggior parte delle carte di credito in circolazione, per esempio, sono protette da questi tipi di attacchi. Quello che viene fatto di solito è aggiungere della logica extra e dei condensatori per appiattire, diciamo, il grafico del consumo di corrente. Poi si possono aggiungere dei jitter casuali in modo da sfalsare cioè rendere difficile l'allineamento delle varie serie temporali. Poi si possono fare come si dice, del enclosure, tamper resistant, che vuol dire che abbiamo dei device che hanno intorno una scatola che se viene danneggiata, le chiavi vengono cancellate, per esempio. Poi si può scrivere software tenendo in considerazione che l'hardware potrebbe leakare informazioni sulla chiave. E ci sono delle implementazioni che permettono di rendere il leakage dei dati nel consumo di corrente più difficile. Il masking e il blinding più o meno fanno questo, consistono nel mischiare l'input iniziale con dei dati random, eseguire l'algoritmo e poi togliere i dati random. In questo modo non si sa qual è veramente l'input che viene usato nell'algoritmo, quindi è più difficile fare un attacco tipo quello che ho spiegato prima. Ecco, questo è un po' tutto. Ah, un'altra cosa che forse è interessante, al DEF CON di quest'anno è stato presentato anche un progetto di colleghi in realtà a Google che hanno lavorato all'applicazione di machine learning a problemi di cioè a attacchi di side channel analysis e sono riusciti a praticamente fare attacchi di side channel analysis su AES. Anche con tutte le contromisure è possibile, insomma, quindi anche se il consumo di corrente che è dipendente dai dati di input, cioè dalla chiave, è minimo, comunque sono riusciti usando deep learning a trovare questi pattern e montare degli attacchi molto più complessi rispetto a quello che ho spiegato prima. Ecco, questo è tutto. Il mio obiettivo era un po' dimostrare che gli attacchi sull'hardware in realtà sono abbastanza economici e facili e ci sono un sacco di tools che potete provare e sono open source, per esempio Chip Whisperer. E
Sì, volevo un po' dare degli spunti a chi non ha mai pensato di avvicinarsi un po' all'hardware, di provare a pensare anche alla sicurezza in modo un po' diverso e anche approcciare il problema dalla parte hardware se abbiamo accesso fisico a un device protetto. Ecco, Grazie mille, queste sono Federico. domande. Allora, se ci sono domande, le rinviamo al gruppo Telegram dell'ESC, al quale ti invitiamo a partecipare, o comunque nel caso le raccogliamo e te le giriamo. E ti ringraziamo molto per essere stato qui con noi. Fino a questa tarda ora abbiamo superato ormai la mezzanotte e aver condiviso la tua esperienza. Grazie.